In un precedente video mostravo che i pomodori che ho sul balcone erano stati invasi dalla tuta absoluta, un tipo di parassita molto dannoso. Guardando meglio, mi sembra che le piantine siano state attaccate anche dalle nottue, parassiti simili che provocano più o meno gli stessi danni e che possono essere combattuti con gli stessi metodi. Innanzitutto cerco di individuare tutti i parassiti e di eliminarli dalla pianta. Ho comprato questo prodotto che dicono sia molto efficace, il Bacillus thuringiensis. Leggo con attenzione le istruzioni presenti sulla scatola. Per quanto riguarda il pomodoro, è efficace contro notturi e tignola del pomodoro, la tuta absoluta. Per quanto riguarda le quantità da applicare del prodotto, sempre seguendo le istruzioni, utilizzo 1 grammo per ogni litro di acqua. Il prodotto dapprima viene sciolto in un piccolo quantitativo d'acqua e poi si aggiunge alla restante acqua. Io ho fatto in questo modo, ho mischiato via via il prodotto facendolo sciogliere in quantitativi di acqua via via maggiori fino ad arrivare alle quantità indicate dalle istruzioni. Dopo aver eliminato le larve visibili, spruzzo il prodotto a base di Bacillus thuringiensis. Sulle istruzioni sono consigliate 3 applicazioni per stagione, con un intervallo dai 7 ai 14 giorni. Il giorno dopo noto ancora la presenza di alcune larve. Libero le piantine dalle foglie inutili ed elimino qualche altro pomodoro che è stato soggetto ad attacco. Distanzio inoltre i vasi per evitare quanto più è possibile alle larve di proliferare. Tutti i pomodori e le foglie che elimino li metto in una bustina di plastica che prima di buttare chiuderò per bene. Gli interventi non finiranno qui, sono ancora parecchi i pomodori da salvaguardare. Sono passati 7 giorni da quando mi sono accorto dell'attacco subito dai miei pomodori. Ho fin da subito eliminato le larve, fatta pulizia. Poi, 4 giorni fa, ho applicato il Bacillus thuringiensis. Dopo 4 giorni dall'applicazione di questo prodotto, le larve sono sparite. Ci sono poi dei pomodori che sono giunti a maturazione. È venuto il momento di raccoglierli.